Bene, bene. Sono molto contento. Qui c'è una giornata di sole bellissima. Quindi sono uscito addirittura senza cappotto, sono venuto molto felice. Ho preso un cappuccino con una brioche nel bar qui di fronte. Cioè, me la sono preso come una cosa di domenica. E allora sono venuto da voi. Dopo ci sarà un incontro speciale con due vescovi dell'Etiopia, che abbiamo conosciuto con Emmaus nel nostro viaggio a Nairobi, e quindi è una mattina così bella, insomma, di incontri. E sento come di essere proprio quasi fisicamente lì con voi. Questo si vede che avete costruito una bella unità, perché se no non si spiega questo, no? Normalmente i mezzi, anche se sono belli, fanno da filtro, no? Però se c'è una realtà vera, e attraverso questi filtri, attraverso la tecnologia, arriva qualcosa di spirituale. E allora, ecco, mi sento anche libero, tranquillo, per dire qualcosa che spero vi serva. Ecco, alla domanda su cosa mi sta a cuore, dato che voi siete dei volontari, volontari per la maggioranza, no? Qua, rispondo alla fine, no? Adesso vorrei seguire questa traccia che mi avete mandato ieri, che ho letto, e l'ho letto dopo che in Focolare abbiamo visto un bellissimo film sul quale anche potrei parlare alla fine, no? Non so se avete visto, questa settimana è stato proposto, o sta settimana, non so quando, un film sulla vita di un magistrato siciliano, Cicchinini, come si chiama? Chinnini, Chinnini. Ecco, Chinnici. Chinnici, Chinnici, però che ci ha colpito molto, no? Su questi martiri della giustizia, no? Questi martiri della legalità, è stato molto, molto forte, perché tra l'altro il film che è prodotto da un papa sposato, Saverio Ercole, no? Mette in luce anche un lavoro di corpo, no? Per cui davvero. Questi qui che poi tanti sono morti, no? Falcone, Borsellino, lui stesso, no? Hanno fatto una vera esperienza di unità, un'esperienza di unità. Dopo riprendo questo discorso, no? Perché sono andato a letto e poi ho letto le vostre domande, dico, mamma mia, certo che questi sarebbero dei volontari, davvero, è questo che si può aspettare da dei volontari, una cosa così, no? Una capacità di martirio a questo livello, al massimo livello, che trasforma la società, no? Ma di questo parliamo dopo. Ecco, voi mi fate la prima domanda: come può la visione del poliedro aiutarci a superare il momento di criticità che l'opera sta vivendo? Ecco, questa visione del poliedro in realtà non è una visione per superare delle criticità in quanto tale, no? Non direttamente, anche se ha questa componente, ce l'ha, però prima di tutto, secondo me, è un aspetto dell'attualizzazione del carisma. E come voi sapete, 3 anni fa io ho parlato di questo, dell'attualizzazione del carisma, che ha come due pilastri. Da una parte, e tornare alla fonte per comprendere più profondamente e più accuratamente il carisma, e d'altra parte ascoltare le domande del mondo, le domande anche che ci sono nella Chiesa, dove noi ci siamo pure, no? Di questo parleremo anche in un'altra domanda, no? Con queste due, con un orecchio nelle domande del mondo, nell'oggi del mondo e in ciò che lo Spirito Santo sta portando avanti nella Chiesa, e con l'altro orecchio nel carisma, noi tastiamo il polso del tempo e attualizziamo il carisma. Ci vogliono tutti e due, ci vogliono tutti e due. Cioè non basta solo
approfondire il carisma e come fuori del mondo, non basta solo ascoltare le domande del mondo, ci vogliono i due orecchi, queste due attenzioni fondamentali, no? Questo è cultura, dopo parleremo anche di questo, no? Perché è tutto lì, tutto lì. Allora, oggi, senza dubbio, non potevamo non cogliere questo modello di chiesa che Papa Francesco, ha mostrato, ha voluto descrivere per il mondo, nella Evangelica Gaudium, dove si trovano appunto questi principi che sono come delle visioni della realtà, no? E uno dei principi è proprio questo, che il modello di chiesa non è la sfera, ma è il poliedro. E lui dice che questo va incontro a una premessa fondamentale. Questo non lo dice lui, però lo dicono alcuni autori che hanno studiato questo aspetto del magistero di Papa Francesco, no? Questo aspetto fondamentale, che le cose di Dio e le cose dell'uomo non si possono organizzare, non si possono organizzare, sono troppo alte e troppo profonde, no? Le persone non sono degli oggetti. Allora, lui dice, col poliedro io sto offrendo un modello mistico contemplativo alla Chiesa. Io voglio che la Chiesa non sia un'organizzazione, ma che sia una realtà viva. E questo vuol dire che non ci sono degli schemi fissi che valgono per tutti. E se c'è qualche cosa che non va con la Chiesa è l'uniformità, perché lo spirito è creatività costante. Lui dice, il Papa, questo non vuol dire sospendere o eliminare gli aspetti regolatori che ci vogliono nella Chiesa. Ci vogliono degli aspetti appunto regolatori, delle linee, degli orientamenti e delle persone deputate a questo. Per esempio, quello che è la gerarchia nella Chiesa ha questa funzione, no? Per essere sempre al servizio di una realtà viva. Quindi non con un compito uniformante, ma che mette in luce anche la diversità, qualcosa di vitale, no? Questo è stato così sin dall'inizio della storia della Chiesa, no? Allora, il Papa dice addirittura nell'Evangelica Gaudium, quando parla del poliedro, questo vuol dire valorizzare tutti, ascoltare tutti, anche quelli che hanno delle categorie mentali diverse, vuol dire accogliere anche i critici, anche quelli che magari si allontanano, perché anche loro hanno qualcosa da dire, no? Quindi tutti sono importanti in questa esperienza di Chiesa, che con un termine tecnico si chiama la sinapsi trinitaria, no? Allora, sintassi trinitaria vuol dire questo, no? Allora, questo è lo Spirito Santo che parla nella Chiesa. Lo Spirito Santo che parla nella Chiesa. Allora, quando ho cominciato a riflettere su questi temi, subito ho detto: qui c'è qualcosa di grosso. Allora, questo è un dono anche per noi. Se è lo Spirito Santo che parla nella Chiesa, ci sta parlando a noi. Allora, ho fatto io prima l'esercizio di vedere, ma com'è la nostra prassi di unità? La nostra prassi di unità è sferica o è poliedrica? Com'era per Chiara? Allora lì, andando al Paradiso del 49, dove Chiara ha visto non solo il Paradiso, ma anche l'opera, ho trovato questa immagine, del cristallo, che è una visione di Marilène. A un certo punto Marilène ha visto un cristallo sfaccettato e senza facce, dal quale usciva una sola parola, chiara, 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 chiara. Allora, Chiara riporta questa esperienza di Marilène
come una visione intellettuale. E poi in nota dice: questa è l'opera. In nota dopo, cioè dopo anni dice: questa è una visione dell'opera. Nel testo del Paradiso solo 3 volte si parla della visione dell'opera. Questa è una di queste parti in cui si parla della visione dell'opera. C'è anche la mistica rosa, anche Chiara quando nella visione, nella comprensione della rosa mistica, anche lì parla del modello dell'opera. Quindi quando Chiara vede l'opera in paradiso, non vedi una sfera, vedi un cristallo. E un cristallo è un poliedro, è una forma di poliedro, perché se voi entrate in internet vedrete che ci sono tantissimi poliedri. Dopo potete chiedere ai matematici che ci sono lì che vi spiegano bene come funziona un poliedro, no? Perché io non è che l'ho spiegato bene, anzi. Allora, però, perché non sono un matematico, però dal punto di vista teologico e filosofico, loro stessi mi hanno detto che andrebbe bene, insomma. Allora, ecco, sfaccettato e senza face, ecco l'unità nella diversità. Tante facce diverse possono essere proporzionali, possono essere anche diverse. Ognuna forma parte del poliedro, di queste facce, no? Quindi non è una realtà uniforme, non è una realtà uniforme, è una re realtà diversa, però dentro in un insieme, no? Ma poi Chiara dice senza facce, questo senza facce è l'aspetto dell'unità, no? Allora, questo dovrebbe essere la nostra prassi di unità. Questa. In questo ci mettiamo in sintonia con la Chiesa, che sta andando in questa stessa linea e non poteva essere diversamente. Quindi, in qualche modo, noi, Chiara ha avuto questa visione nel 49. Papa Francesco sta parlando nel 2000, immaginate, in qualche modo Chiara anticipa questa visione del poliedro, però Papa Francesco con l'Evangelii Gaudium illumina a Chiara. Questa è la sinergia tra carisma e istituzioni che dobbiamo sempre mettere in atto, no? Ecco, allora, ogni volta che noi viviamo l'unità in un modo uniformante, noi cadiamo in una mentalità sferica. Quando tra di noi le diversità vengono annullate, anche a volte con considerazioni pesanti, come dire che sono fuori dell'unità queste diversità, noi senza renderci conto stiamo applicando una mentalità uniformante. Cioè, se noi volessimo che tutti facessero le stesse cose, parlassero lo stesso linguaggio, noi denunciamo in noi una mentalità sferica. A volte vogliamo costruire una realtà di unità poliedrica, quindi a immagine del cristallo, con una mentalità sferica. E questo non funziona. Io credo che buona parte delle difficoltà che troviamo anche col nuovo assetto è questo, che il nuovo assetto è una grossa rivoluzione poliedrica nell'opera, messa in atto da Emmaus già prima di questo mandato, già prima, che fatica a farsi prassi concreta perché ancora noi abbiamo una mentalità sferica, ce la portiamo dentro, no? Ce la portiamo dentro. E allora, per esempio, vorremmo un'organizzazione è perfetta, perché la sfera è come la perfezione, no? Anche per gli antichi. La sfera è come la perfezione, allora è molto più semplice uniformare, è molto più semplice. Invece la diversità a volte è critica, la diversità è faticosa, no? Questo ha delle implicanze enormi per la vita dell'opera. Per esempio, in una visione poliedrica, le branche, con la diversità che hanno in sé, dovrebbero venire tutte in rilievo, più che prima, no?
Quindi l'opera è costruita non solo da focolarini, ma anche da volontari, anche da sacerdoti, da gente, da religiosi, da impegnati del movimento parrocchiale diocesano. Tutti hanno una sua specificità. Invece, ecco, a volte noi facciamo fatica, no? Facciamo fatica e non vengono fuori queste realtà che sono sempre vocazioni dell'opera. Questo vuol dire che in ognuna risuona una unica parola, chiara, 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 però espressa in modi diversi, no? Ecco, questo effettivamente davvero è una grossa criticità, potremmo dire. Quindi è vero che con questa visione si superano alcune criticità dell'opera. Siccome è una visione mistica, qui non si tratta di occupare spazi di potere, perché c'è l'altro principio. Il tempo è superiore allo spazio. Tempo superiore allo spazio vuol dire che bisogna iniziare processi più che occupare spazi di potere, no? Quindi, per esempio, non sarebbe neanche poliedrico una sorta di rivendicazione quasi sindacale di una branca per avere un protagonismo nell'opera. Come dire, adesso arriviamo noi, perché siamo stati sempre guardati come di serie B, adesso arriviamo noi e noi occupiamo questo spazio che ci corrisponde, però con una logica di potere, no? Questo non è neanche poliedrico perché non è trinitario, no? Quindi, per esempio, per dirla in termini molto concreti, no? Se noi focolarini abbiamo potuto avere in certi momenti una tentazione di un'applicazione sferica dove praticamente esistevamo solo noi, quasi nell'opera e facevamo tutto noi, e questo non sarebbe, secondo la visione di Chiara, trinitaria, sarebbe anche sbagliato, per esempio, che i volontari dicessero adesso arriviamo noi e quindi occupiamo noi, questo corrisponde a noi e qui i focolarini non devono entrare per niente, no? Questo non è neanche poliedrico, non è trinitario, no? Quindi siamo in un processo. Come siamo in un processo, c'è una certa fatica e non dobbiamo, come dire, non dobbiamo aver paura. Alcuni dicono sì, però ancora in certi posti i volontari, non sono considerati. Beh, siamo in un processo, siamo in un processo. Bisogna tenere ben saldo questo principio che il tempo è superiore allo spazio, perché questo vuol dire anche non giudicare il passato. Il tempo, ogni cosa ha il suo motivo da essere nel suo tempo. E quindi non possiamo giudicare il passato con le categorie di oggi, anche con le comprensioni di oggi, no? Qualcuno dice: sì, beh, allora se tu in base a tutto quello che mi stai dicendo. Io guardo al passato e direi la nostra prassi di unità è stata solo sferica. Beh, sì e no, sì e no. Bisogna vedere le cose nel tempo giusto, no? Non possiamo, i tempi della fondazione non sono i tempi della fondazione carismatica con Chiara Biva, con il fondatore vivo, non sono uguali ai tempi della fondazione storica, sono diverse. Certo che con Chiara dovevamo guardare lei e per non perdere il ritmo dello spirito dovevamo incarnare in zona quello che lei diceva, anche se quella cosa non corrispondeva a un progetto inculturato di una zona, perché altrimenti non ci sarebbero le basi per dopo una vera inculturazione, no? Io ricordo quando Chiara ha lanciato l'economia di comunione, io ero capozzona in Cile, no? A un certo punto non c'era nessunissima possibilità di fare niente come economia di comunione, non avevamo imprenditori, non avevamo. Ma io sono tornato da Roma come se 3 settimane dopo dovesse nascere una ditta di economia di comunione, perché quello era l'impulso. Se non si faceva così, oggi non ci sarebbero le basi per fare delle vere ditte di economia di comunione. Adesso forse dobbiamo farle, però sulla base di quel momento in cui, senza pensarci, ci siamo lanciati in una cosa che sembrava una pazzia,
in una determinata zona del mondo, no? Capite questo, no? Questo è molto importante, per cui questa visione poliedrica, con questo principio anche che il tempo è superiore allo spazio, che mette in luce il processo, ci aiuta a non giudicare il passato, però attualizzare nel presente con libertà. Con libertà. Quindi non possiamo dire si è fatto sempre così e allora andiamo avanti così. No, oggi lo Spirito Santo da noi chiede fedeltà creativa. Questo vuol dire, no? Allora, questo del poliedro ha tantissime dimensioni. Io continuo a pensarci, anche perché mi arrivano delle considerazioni di tutti quelli che hanno letto o sentito i temi, no? Va bene? Perfetto, grazie Sus. Parlate questa di, puoi spiegarci meglio cosa intendevi quando hai detto che dobbiamo essere più chiesa? Guardate, questo l'ho detto un po' nella prima parte sull'abitare la casa della conoscenza di sé. Lì ho messo in luce questo fatto, no? Che a volte noi ci siamo dimenticati che il dono dell'ideale è un dono dello Spirito Santo per la Chiesa, è sgorgato dalla Chiesa e nella Chiesa. Cioè, non è che una cosa fuori dalla Chiesa. Noi siamo Chiesa. Noi siamo Chiesa. Anzi, non siamo nulla se non siamo Chiesa. Noi non siamo una ONG, anche se il carisma ha delle dimensioni fortemente civili, che possono essere quindi proclamate o sviluppate fuori dell'istituzione Chiesa, però il suo origine è nella Chiesa. Ecco, noi a volte, perché il carisma è molto forte, e quando c'era Chiara lo sentivamo ancora di più, senza renderci conto, quasi ci siamo messi in parallelo, pensando che praticamente solo noi avevamo capito la Chiesa, Gesù in mezzo era un patrimonio nostro, solo noi avevamo avuto una comprensione profonda con la luce di Gesù abbandonato, solo noi avevamo una prassi trinitaria di vita ecclesiale. Ma questo è un trionfalismo che è inaudito, un trionfalismo che ha poco niente a che vedere con uno che vive lo spirito dell'unità. Un trionfalismo che non c'era minimamente in Chiara, minimamente, questo bisogna sottolinearlo. Chiara si sarebbe infuriata con una visione di questo tipo, arrossiva quando qualcuno, addirittura nella scuola ABBA, le diceva: ma questa è un'assoluta novità. Dice: ma novità nella tradizione, spero, diceva Chiara. Quindi lei era di una umiltà abissale, no? E quindi Chiara non si è mai appropriato del carisma, invece noi a volte sì, ci siamo appropriati. E Chiara era molto cosciente del dono, di quanto per esempio il carisma aveva anticipato il Vaticano II. Guardate, se voi adesso, siccome con questo Papa sono approfonditi, ma non solo con questo Papa, ma comunque sono approfonditi tutti. Cioè, si è approfondito un po' il Concilio Vaticano II, si parla molto di queste dimensioni. Io più sento e più leggo ai teologi, più mi rendo conto di quanto veramente Chiara ha anticipato il Concilio in tante cose. Per esempio sulla visione del laicato. Quando Chiara ha lanciato Umanità Nuova, stava mettendo in luce, con il protagonismo dei volontari, stava mettendo in luce ciò che il Concilio aveva sottolineato sul ruolo dei laici nella Chiesa, no? Allora, però Chiara lo sentiva come Chiesa, come una realtà ecclesiale. Quindi noi non possiamo appropriarci dei doni che abbiamo ricevuto come se fossero nostri. Chiara sempre ha detto, lutomus
non è patrimonio dell'opera di Maria, è della Chiesa. Quindi è proprio la finalità della Chiesa. Noi siamo un carisma che aiuta la Chiesa a scoprire, a riscoprire la sua vocazione a Lutones. Semplicemente è una luce perché la Chiesa si riscopra con questa grandissima vocazione a Lutones. Ma non è nostro Lutones, non è nostro. Ecco, allora in questo senso quando io dico essere più Chiesa vuol dire prima di tutto questa autocoscienza. E poi vuol dire anche lavorare nella Chiesa, sentire che stiamo lavorando nella Chiesa, entrando anche nelle articolazioni della Chiesa, quando possiamo, come possiamo, lavorando anche nelle strutture della Chiesa. Per esempio, un'esperienza che avete vicino, vicinissimo lì a Firenze, no? Il centro La Pira. Il centro La Pira è nato proprio dalla sinergia tra il carisma dell'unità e la Chiesa di Firenze. Ma il centro La Pira è una realtà civile, formidabile, perché essere Chiesa non vuol dire solo pregare, vuol dire tante cose. Ma oggi è la cosa che più, non so, forse possiamo dire più bella che abbiamo a Firenze, o una delle cose più belle che abbiamo a Firenze, che è opera di Maria e che è Chiesa allo stesso tempo. La Chiesa lo sente propria, l'opera di Maria lo sente propria. E stiamo facendo un servizio civile che va al di là dell'istituzionalità in quanto tale, no? Ecco, questo vuol dire secondo me, essere Chiesa oggi, no? Per esempio, una delle cose che io ho messo in luce nel tema è anche che tante volte abbiamo intavolato un rapporto superficiale con le chiese locali, come se le sole citazioni della chiesa locale in una diocesi, in una città, intralciassero i nostri programmi. Quindi tante volte abbiamo detto di sì, però con poca convinzione, come se quello che facevamo per la chiesa locale fosse una cosa che dovevamo fare per dovere, mentre noi portavamo i nostri progetti. Io credo che qui dobbiamo cambiare, dobbiamo essere più umili e poi riscoprire che a volte è lavorando per la chiesa locale quando noi siamo noi stessi e che a volte tanti dei frutti che noi ci aspettiamo fuori, lavorando nelle nostre cose, le troveremmo se lavorassimo con generosità al servizio della Chiesa locale. Ecco, come dico, al servizio della Chiesa locale non vuol dire solo fare il catechista, leggere le letture la domenica in una parrocchia, vuol dire tante altre cose, appunto anche delle dimensioni civili che noi facciamo, no? Ecco, delle attività prettamente civili, di umanità nuova, inondazioni, tutto quello che noi facciamo. Ecco, questo vuol dire, secondo me, essere più Chiesa. Va bene? Perfetto, grazie. Ci diceva qui della preparazione culturale dei dirigenti dell'opera. A cosa ti riferivi? Inoltre, i membri dell'opera a cui sono affidati degli incarichi devono essere formati dall'opera, oltre che dalla branca? Ecco, quando io intendo per formazione culturale, mi riferisco a quello che ho detto all'inizio. Cioè, oggi la vedo nella linea dell'attualizzazione del carisma. E quindi questo orecchio nel mondo e nella Chiesa, diciamolo così, è questo orecchio nella fonte del carisma, cioè in Chiara. Questo cosa vuol dire concretamente? Vuol dire essere davvero professionali, esperti delle cose del mondo,
esperti delle cose anche della Chiesa. Quindi leggere, essere attenti a tutto quello che il Magistero ci dice, ma non solo il Magistero della Chiesa Cattolica. Oggi, per esempio, è fondamentale per un membro dell'opera essere attento, attenti a quello che sta succedendo in campo ecumenico. Siamo in una tappa fondamentale, no? Oggi ogni membro dell'opera dovrebbe poter rispondere alla domanda: ma la celebrazione dei 500 anni di Lutero ha cambiato qualcosa nel rapporto tra le chiese? Ogni membro dovrebbe saper dire qualcosa. Questo vuol dire aver letto qualche cosa, aver seguito le diverse attività che ci sono stati, conoscere i nodi critici. Quindi, per dire, perché siamo in una fase cruciale anche per il futuro del cristianesimo, no? Ma poi, questo per un membro dell'opera vuol dire anche essere attento a quello che succede nel dialogo interreligioso. Cosa vuol dire questa presenza dell'Islam in Europa, per esempio? Ma conosciamo qualcosa dell'Islam noi? Almeno qualcosa per poter dialogare? I vari movimenti che ci sono lì dentro. Quindi questo occhio nel mondo, ma immaginate poi i problemi politici, i problemi. Dovremmo essere molto attenti ai grandi movimenti, no? Sociologici, sociali, diciamo, e le varie interpretazioni che ci sono. Oggi il mondo è da una parte affascinante, tutto quello che sta succedendo, dall'altra parte è terribile. Per esempio, anche questa qui, non so come le chiamano, rivoluzione tecnologica, no? Tutta la robotizzazione dell'esistenza dell'uomo che ha delle conseguenze antropologiche enormi, anche dal punto di vista del lavoro. Ho letto delle cose ultimamente che mi hanno lasciato esterrefatto, cioè praticamente tutto può essere sostituito dai robot. Fra poco, non so, la gente cosa farà, starà a prendere il sole nelle spiagge, ma non so chi li pagherà per fare questo, per prendere il sole, perché tutto il resto lo potranno fare i robot. Quindi, ma anche tutto il tema dell'intelligenza artificiale, no? I problemi etici, questi sono dei temi grossi, e quindi dovremmo essere attenti. Questo vuol dire formazione culturale, però non solo. Perché dobbiamo avere una chiave di lettura di tutto questo. E questa chiave di lettura sta nel cuore del carisma. Quindi dobbiamo approfondire sempre di più il carisma di Chiara. Dobbiamo rileggere Chiara alla luce dei tempi di oggi. Rileggere, approfondirla, commentarla tra di noi. Allora, questo secondo me vuol dire. E formazione culturale dei membri. Quindi le due cose. Non è scontato che noi abbiamo capito il carisma. Dobbiamo sempre approfondirlo e approfondirlo insieme, perché da soli si capisce qualcosa, ma alla luce di Gesù in mezzo si capisce molto di più. Quindi questo cominciare per leggere i libri di Chiara, ma non solo, anche i vari approfondimenti che sono fatti. Voi avete lì, proprio lì, Sofia, ce l'avete accanto, no? Quindi anche le cose che Sofia può fare come cattedre all'esterno. Ecco, tutto questo vuol dire formazione culturale, anche dal punto di vista di che la nostra mente sia sempre più una mente trasformata dal carisma, che vuol dire trasformata da Gesù. Perché guardate, io a volte quando mi dicono che, per esempio, faccio un esempio che mi ha toccato personalmente, che la crisi della Catalogna in Spagna ha diviso fortemente
i volontari che vivono lì, in questo territorio, fino al punto che qualcuno si è allontanato, no? Fino al punto di non poter dialogare, io dico, ma allora, fino a che punto le nostre categorie mentali sono state vivificate dal carisma? Non sarà che noi abbiamo, sì, ricevuto una certa vernice, una certa, sì, abbiamo una capa superficiale di carisma nella nostra mente, ma che poi quando arrivano i momenti critici scopriamo che la nostra visione della politica è stata alimentata altrove e che nel fondo l'ideale non ha penetrato lì, non ha cambiato nulla. Ci siamo portati per anni e anni una visione che veniva dalla nostra cultura, dalla nostra prassi, perché se no non si spiega come mai quando arrivano questi momenti e ci separiamo. E non c'è verso di mettersi d'accordo. Allora nessuno si lascia interpellare dall'altro. È impressionante. E poi le accuse. Perché io ho sentito come delle accuse. Sì, il problema di quel volontario che non capisce la posizione mia è che la radice sta che lui non ha una visione trinitaria. Io sì, ma lui no. E l'altro dice la stessa cosa. Ma se tu vai a guardare, ognuno si è portato per decenni la sua visione culturale, la sua cultura. E quindi in questi momenti critici, più che essere artigiani dell'unità, come ha detto il Papa in Cile, siamo noi, quello che eravamo. Allora viene fuori io, viene fuori non tanto il volontario, ma il lombardo, o viene fuori il toscano. Non il volontario, ma queste cose dovrebbero essere. Un volontario non è solo un lombardo, è un volontario di Dio. Allora, ma un volontario di Dio non solo perché fa delle esperienze della parola di vita, ma perché pensa, perché sente da Gesù, alla luce del carisma dell'unità, e quindi è un artigiano di unità. È sempre, sempre in questione, sempre interpellandosi sulle sue categorie. Ecco, questo è serio perché, guardate, sono andato, arrivo in Argentina, di cammino a Cile per fare celebrare con i cileni il 50° dell'opera, sono stato 23 anni lì, e mi dicono in Argentina, i Capizona, un consiglio, non toccare il tema politico. Dico, ma guarda che consiglio, non toccare il tema politico perché qui siamo tutti divisi. Ma è possibile? Cioè, allora di che cosa parliamo? Parliamo di calcio. Perché se non possiamo toccare il tema politico, cioè no, certo, dice perché è meglio che non lo tocchi perché se no magari una frase tua viene interpretata, ma dico che interessante, no? Non possiamo toccare il tema politico. Quindi non possiamo toccare niente di importante, dobbiamo parlare di cose o di cose solo spirituali. E va bene, però è così, non costruiamo nessuna umanità nuova, così non andiamo da nessuna parte. Per quello è che mi ha colpito tanto il film di ieri, questi tipi sapevano che sarebbero morti. Cioè, lì appare Borsellino, Falcone, quell'altro che è difficile il nome, il cognome. Chinnici. Allora, tutti sapevano che potevano morire il giorno dopo e sono andati avanti, sono andati avanti. Con un'esperienza di corpo, di. Ma noi siamo pronti a dare la vita davvero, no? Secondo la nostra spiritualità. Ecco, questo vuol dire, secondo me, approfondimento culturale in questa linea, come vedete, è poi una cosa molto pratica. Perché
non vuol dire fare tanti corsi, perché dobbiamo arrivare poi a prendere sul serio le grandi questioni e con una prassi poliedrica, che vuol dire mettendo insieme le diversità, poter offrire una soluzione, poter offrire un processo di soluzione almeno, no? E questo vuol dire pensare, donare le proprie idee, essere pronti a rettificare, tutto questo. Questo vuol dire, non è facile, però per noi credo che è ineludibile, cioè non possiamo fare a meno, non possiamo. Ecco, credo che sia chiaro, no? Chiarissimo, grazie. Lo dico come sono queste esperienze, come per esempio questa che vi ho raccontato dell'Argentina, che dopo io metto in un tema in forma così tematica, però vedete che sono delle cose molto concrete, anche per esempio con i Yen è stato molto bello, i Yen lì a Buenos Aires, che hanno voluto fare un incontro con me. Però poi facevano diverse domande, però ultimamente quando tu fai un raduno Gen, con i Gen, tu ti rendi conto che le domande che veramente interessano loro riguardano l'etica personale, quindi alla fine sempre si arriva al tema dell'omosessualità, ma anche lì, guardate, è stato un incontro formidabile, però non era per niente facile, perché nel fondo tutti noi siamo anche figli del nostro tempo. E quindi una domanda: come ci informiamo? Io credo che a me mi è toccato dirgli a un popolo, professore, dopo averlo sentito, dico: guarda, tu non puoi andare avanti così, tu non puoi andare avanti per sentito dire. Tu non ti puoi informare solo nei giornali o in Wikipedia. Tu hai la responsabilità di approfondire i temi. Non ti puoi accontentare con la prima cosa che leggi in internet. Quello non è responsabile per un dirigente dell'opera. E questo, sapete, vuol dire tempo. Vuol dire tempo, vuol dire fatica. Noi non possiamo andare avanti con i titolari dei giornali e dopo dirli così. Ma ci siamo informati? Siamo andati a fondo? Dobbiamo cercare proprio l'interpretazione giusta delle cose, metterla in comune con gli altri. Guarda, io ho approfondito questa notizia così, tu come l'hai fatto? Io mi spavento, per esempio, quando a volte vado in giro, no? Sempre quando sono andato in Medio Oriente e mi trovo lì, per esempio, a Giordania, e i popoli mi dicono che la nostra visione del problema medio orientale è totalmente sbagliata. Perché le cose non sono così come noi pensiamo che sono qui in Occidente. Allora dico: mamma mia. E loro soffrono perché dice: voi scrivete, dite le cose come le sentite lì, come si dicono in Italia, in Francia, in Spagna, in Germania. Ma noi che viviamo qui sappiamo come stanno le cose. Allora, ecco, appunto, dobbiamo essere sempre cauti, dobbiamo approfondire. Perché volevo dire questo? Perché i giovani, i gen, anche sono figli del suo tempo, del loro tempo. E quindi certe questioni morali li pensano secondo quello che si dice. Non si approfondiscono i discorsi. E credo che dovremmo essere più responsabili in questo senso. Qui vengo alla ultima domanda, che è questa che parla degli spazi intimi d'unità.
Ecco, gli spazi intimi di unità sono proprio i focolari, i nuclei, sono i focolari dei sacerdoti, i nuclei dei sacerdoti volontari, sono questi i nuclei religiosi, sono questi spazi di unità. E lì è dove io dico si dà la prima incarnazione, anche secondo il paradiso del 49, perché l'incarnazione del carisma è sempre più ampia, 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 parte dagli spazi intimi d'unità e arriva fino ai dialoghi, passando per i movimenti di massa, tutto questo. Adesso, cosa vuol dire incarnazione negli spazi intimi d'unità? Vuol dire che si faccia concreta la spiritualità collettiva, quindi il castello esteriore, cioè un'esperienza di Dio che passa per il rapporto con gli altri. Un'esperienza davvero trinitaria. Quindi la prima incarnazione è la trasformazione che fa l'ideale di noi stessi attraverso la vita di unità. Questo è. Quindi questo capite che vuol dire che i nostri incontri devono essere molto incontri di nucleo, incontri devono essere profondi, devono essere vitali, devono essere trasformatori, cioè noi dobbiamo uscire da ogni incontro con qualcosa di nuovo, con qualcosa di forte, quindi non è solo un momento per sfogarci o per sentire qualcosa di chiara o per parlare del tempo o anche delle cose che stanno succedendo, no? Devono essere, cioè è un laboratorio dove io vengo fuori Gesù, vengo fuori un uomo nuovo, un cuore nuovo, una vita. Questo non è, certo, non sempre è facile. Io, guardate, sono anni e anni che sono in focolare, però ogni volta che c'è incontro di focolare, noi lo facciamo nel mio focolare ogni lunedì, per me è una cosa forte. Cioè, come dire, sono sempre preoccupato prima di che cosa vivremo, no? Che cosa succederà, di che cosa. Sono sempre inquieto, ogni volta. Sono passati anni e anni. E guardate che io posso dire nel mio focolare al giallo, senti, prepara qualcosa per stasera, per la meditazione. Però l'incontro non è quella meditazione, non è quel video. È qualcosa che deve accadere tra di noi. Altrimenti può passare un anno intero e proprio non aver combinato niente. A livello d'anima, a livello d'anima. Invece in ogni incontro deve succedere qualcosa. Questo è un'incarnazione, questo è incarnazione. E allora cosa succede? Quando questo non succede, dopo risulta che anche quando facciamo delle opere insieme o delle cose, non riusciamo a fare unità. Perché non si è incarnato pienamente l'ideale in noi, prima di tutto in noi, no? Questo è la. Per cui anche, per esempio, questi incontri devono essere tali che permettano di fare l'ora della verità. In alcuni spazi intimi d'unità non si può fare l'ora della verità, mi dicono, perché non ci sono le condizioni. E io mi domando, ma quanto ci saranno? Perché passano degli anni. Ma come si fa a non fare l'ora della verità? Io l'anno scorso ho chiesto al mio focolare, dico, sono passati quasi 3 anni che siamo insieme, io voglio che voi mi dite qualcosa che mi aiuti a me come focolarino, come capo focolare e come co-presidente. E mi hanno detto delle cose. Allora,
Io me le sono segnate tutte. Guardate, io non me le dimentico. Grazie a Dio. Allora, ogni tanto dico, cerco di... Vediamo se ho dato un passo qua, là, là. Perché poi mi hanno detto le cose con tanta carità che mi ha edificato. Certo, ho sofferto, come no? Quando ti metti di fronte ai... Però è così che si incarna. Scusa, se tutti mi vedono, tutti vedono una cosa nella quale posso migliorare, sicuramente hanno ragione. Sicuramente se tutti coincidono in quella cosa. Allora, ecco, dopo, su questa base è la prima incarnazione, dopo viene la prima dimensione, dopo viene la seconda, ho parlato della vita dei colori, della inculturazione, poi viene l'incarnazione anche a livello più ampio, nella vita della Chiesa, nella vita sociale, i dialoghi, tutto questo, no? Ecco, questo per me sono questi gli spazi di unità. Voi pensate che i volontari, siccome è una vocazione radicale, per noi questa incarnazione è decisiva. È decisiva, no? Noi su questa base, dopo noi facciamo umanità nuova, famiglie nuove, su questa base. Su questa base, quindi non è una cosa accessoria. Ecco, allora, cosa penso io, per finire, diciamo, di questo momento della vita dell'opera, a me mi sembra un momento affascinante. Ci sono tantissime criticità, però io vedo tanta luce, tanta generosità della gente, tanta donazione, nuova autocoscienza. Io credo che è un momento davvero bello sulle basi, su queste basi, anche su queste basi che ho cercato di esprimere, no? È un momento bello. E io mi aspetto un dilagare dell'ideale, una capacità anche di rapporto con altre espressioni, sia sociali sia ecclesiali. Vedrete che sempre di più saremmo richiesti per quello che siamo. E Luigino diceva che, Luigino Bruni, che lui sempre insiste su queste nuove narrazioni, e ecco, qui per esempio c'è l'aspetto dello sviluppo culturale, no? Nuove narrazioni vuol dire che per poter fare nuove narrazioni della stessa cosa che è l'ideale, ci vuole questa formazione culturale, la capacità di dire l'ideale da me stesso, no? Ma che sia l'ideale sempre. È come dire, sì, allora, dicevo, su questa base, con la capacità di nuove narrazioni, di nuove prassi, di nuova capacità anche di rapportarsi con gli altri. Ecco un'altra cosa che volevo dire, che dice Luigino Bruni, ci sono delle profezie nell'opera che superano la capacità che il movimento dei focolari come istituzioni ha di incarnarle. Cioè, per esempio, l'economia di comunione è una tale profezia che noi non possiamo incarnarla nella storia da soli, supera le nostre capacità. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che lo faremo con altri, ma noi saremo l'anima, perché il carisma ce l'abbiamo noi, ma saremo l'anima di questo, no? Allora, in questo essere l'anima di processi sempre molto più ampi, io vedo un grandissimo futuro dell'opera. Però ecco, dobbiamo partire da questa prima incarnazione. E finisco di nuovo, torno di nuovo al film, perché
Io beatificherei a tutti questi magistrati subito, a tutti. Se no, se quelli non sono martiri, ditemi voi. Allora io dico, quanti martiri dell'unità abbiamo noi nell'opera? Siamo pronti a dare la vita? Sapete che quando questo film è stato proiettato al Parlamento europeo la settimana scorsa, si sono alzati, c'erano più di 300 persone, si sono alzati tutti e hanno applaudito per 5 minuti. Io ieri ho pianto, dico, questi sono gli uomini che fanno la storia. Ecco, martiri della giustizia. Oggi ci vogliono martiri dell'unità, ma con la stessa dimensione, capaci di tutto, capaci di morire davvero per l'unità. A un certo punto ti viene molta rabbia quando tu vedi questo film. Dici, ma è possibile che il male sia così potente? Come diceva il magistrato, questa è una guerra dove muoiono solo da una parte. E come mai il bene è così fragile? E qui il mistero di Gesù abbandonato. Di Gesù abbandonato. Ma è insondabile, è difficile, però sono convinto, anche ho letto di un altro autore che parlava della pedagogia della piccolezza, cioè il bene che fanno le piccole cose, cioè la forza trasformatrice delle piccole azioni, delle piccole imprese. Beh, noi siamo specialisti, perché Chiara sempre ha voluto un popolo che vive, dove ognuno è fondamentale. Ecco, martiri dell'unità. È questo che ci vuole. E voi siete questi martiri dell'unità nella vita sociale, nell'ampio spazio che è un'umanità nuova. Grazie per questo momento. Grazie, grazie. Salutiamo e ti promettiamo di farti avere le comunioni d'anima di oggi pomeriggio alle nostre conclusioni su questa tua conversazione, così è una giusta risposta a questa ora con te. Ecco, grazie di tutto, di nuovo. Grazie, grazie davvero.